Zero positivi nelle Marche, la gioia di Acquaroli non accadeva da agosto dell'anno scorso. Intervista al direttore del centro per l'impiego di Fano. Sono in molti a cercare lavoro, dice, ma manca il personale specializzato in alcuni settori, tra cui l'edilizia e la ristorazione. E Michele Matteucci, nuovo presidente della CNA di Pesaro Urbino. L'assemblea elettiva ha confermato Moreno Bordoni, segretario provinciale. C'è tutta la creatività degli studenti della Scuola d'Arte Apolloni di Fano dietro la ristrutturazione del sottopasso del Lido, che finalmente diventa un bel biglietto da visita per tutta la zona del mare. A Passaggi Festival stasera tocca a Sharon Stone, la star del cinema sarà collegata in video da Los Angeles per presentare il suo libro intitolato Il bello di vivere due volte. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Dunque apriamo con una buona notizia, la notizia che ieri nelle Marche, nelle ultime 24 ore, si sono registrati zero casi di coronavirus, zero positivi. Non accadeva dall'agosto del 2020. Lo ha detto e lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Acquaroli. Iniziamo questa settimana con una bella notizia oggi. Dice, nella nostra regione non sono stati registrati casi positivi al Covid, questo non accadeva dallo scorso 3 agosto. Inoltre il Presidente ha ricordato che da oggi nelle Marche entriamo ufficialmente in zona bianca. Il passaggio prevede, tra le altre misure, l'eliminazione del coprifuoco, finora fissato a mezzanotte. E mentre per quanto riguarda i decessi legati al coronavirus, purtroppo sono due. Tra le vittime c'è anche una donna di 91 anni residente a Pesaro. I ricoveri negli ospedali marchigiani, invece, come avete visto poco fa nel cartello, sono in lieve calo. I degenti in terapia intensiva restano 6, invariati rispetto a ieri, mentre aumenta di un numero i pazienti in semi-intensiva. E adesso dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica con la difficoltà di trovare lavoro. Oggi abbiamo fatto il punto con il direttore del Centro per l'Impiego di Fano, Gianluca Vergari. Lo ha intervistato per noi Simona Zunghetti. La scritta cercasi personale da una parte e dall'altra la voglia di trovare il cosiddetto posto fisso. Non sono tempi semplici quelli del mondo del lavoro, soprattutto dopo una pandemia mondiale che ha provocato una forte crisi economica e modificato tempi e modalità di erogazione dei servizi. Nel nostro territorio non mancano né la domanda né l'offerta, bensì ruoli specifici e personale formato. Migliaia in questo periodo sono stati sia ragazzi sia gli adulti che si sono rivolti al Centro per l'Impiego di Fano, uffici che sono sempre rimasti aperti su appuntamento e in presenza, in particolare per le persone più fragili, mentre i giovani hanno apprezzato i servizi erogati a distanza, i quali rappresentano ben l'80% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Quali categorie accedono per la maggior parte in questo periodo al centro per l'impiego? Noi abbiamo, come saprete, abbiamo una serie di un'ampia gamma di utenti che si avvicinano, dal ragazzo che anche minore che è interessato un po' a capire a entrare un po' all'interno del mondo del lavoro in estate, fino a tutta una serie di utenza legata alla percezione del reddito di cittadinanza, a utenti percettori di NASPI, ci sono i nuovi utenti che possono essere donne fuori dal mondo del lavoro da tanti anni che cercano di reinserirsi, con i quali dobbiamo fare un grande lavoro di riqualificazione, mentre con i giovani è altrettanto importante un lavoro di analisi dei profili professionali e di analisi anche delle logiche del mercato del lavoro. Fondamentale, ha sottolineato il direttore Gianluca Vergari, è la sinergia sempre più forte con le aziende del territorio. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato sono stati avviati diversi progetti. Da inizio anno noi abbiamo attivato 174 tirocini e abbiamo avuto 420 offerte di aziende, da parte di aziende per altrettanti candidati. Che cosa viene richiesto? Vengono richiesti sia per tirocini che per altre tipologie di contratti, vengono richiesti addetti per esempio alla contabilità, impiegati commerciali con ottima conoscenza di lingue estere e anche lauree in economia e commercio. Sta riprendendo un po' tutta la parte dell'edilizia con i nuovi bonus statali, c'è una buona richiesta di operai specializzati, quindi tornitori, fresatori, addetti a macchine e utensili, una buona richiesta anche di ingegneri e ovviamente, come saprete, dalla primavera tutta la richiesta del settore ristorativo e commerciale.
Qualche nostro telespettatore ci ha segnalato stipendi non adeguati e straordinari non pagati. Le risultano queste lamentele? Non le abbiamo avvisate direttamente queste e bisogna appunto vedere se ci sono situazioni proprio non rispettosi del contratto o del profilo professionale. Alle volte avvisiamo anche che l'azienda fa fatica, come si diceva, a trovare anche i candidati perché magari vengono proposte delle situazioni, dei contratti che sono per professionisti, quindi magari le persone si avvicinano, si presentano, ma potrebbero non avere quelle competenze spendibili o di occupabilità che invece quel contratto, quella solidità del contratto o quella proposta invece merita. Quindi dipende, io sarei prudente perché ogni caso è a sé stante, insomma. Con la Lega al governo arrivano rinforzi in provincia di Pesaro Urbino per arricchire l'organico delle forze dell'ordine da metà luglio a metà settembre. Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva. Si tratta di 14 donne e uomini in divisa che andranno a rafforzare polizia, carabinieri e guardia di finanza. Michele Matteucci è il nuovo presidente della CNA di Pesaro Urbino. Ieri l'assemblea elettiva ha confermato Moreno Bordoni come segretario provinciale. Si è conclusa con l'elezione del nuovo presidente dei vari organismi, l'assemblea elettiva della CNA di Pesaro Urbino, la 22esima nei 74 anni di storia dell'Associazione degli Artigiani e dei Piccoli e Medi Imprenditori. L'incontro che si è svolto ieri all'interno dell'azienda Neomeca, Villa Ceccolini, ha preso il via con l'inno di Mameli e un filmato celebrativo sulla storia della CNA. Poi è stata la volta degli interventi del direttivo e di autorità locali e regionali, tra cui il sindaco Ricci e in collegamento il governatore Acquaroli, che sono tornati a parlare anche del nuovo ospedale. Al termine si è passati alle votazioni e all'unanimità Michele Matteucci è stato eletto presidente. 41 anni di Tavuglia, Matteucci è titolare di un'impresa del settore dell'arredamento. Per me è una grande soddisfazione, un gran onore, siamo pronti per la risalita, ecco. Quindi prendo un periodo sicuramente più, una situazione più facile, senz'altro, però sempre con tenendo un occhio su quello che abbiamo passato e quindi avendo comunque un gran rispetto di quello che ha fatto il presidente attuale. Matteucci succede ad Alberto Barilari alla guida della CNA per 8 anni, nominato a sua volta presidente onorario, il primo nella storia dell'associazione grazie ad una modifica dello statuto. Nella sua relazione temi importanti come la ripartenza e la sostenibilità, ma anche l'orgoglio di aver fatto un lavoro difficile e di risanamento in piena tempesta. Quando si riesce a lasciare chi viene dopo di te una situazione non solo migliore ma enormemente migliorata, enormemente più gestibile, questa è la soddisfazione e il compito che devono avere le classi dirigenti. La responsabilità diretta sarà di altri, ma io sarò ben felice di dare il mio contributo ancora anche dopo 20 anni che sono nei gruppi dirigenti. Io sarò contento di farlo perché sento questa situazione mia e penso di aver contribuito alla sua salvezza e al suo sviluppo. Noi abbiamo solo adesso abbiamo davanti un'autostrada, se vogliamo cogliere e correre dipende da noi. Riconfermato invece per altri 4 anni il segretario Moreno Bordoni, che ha anche illustrato i dati dell'economia provinciale, positivi segnali dell'export e una luce in fondo al tunnel che si inizia a intravedere. Le imprese chiedono che le risorse del recovery plan vengano investite in progetti infrastrutturali. Questi per Bordoni, insieme alla battaglia contro la burocrazia e la tassazione, saranno il volano vero di ripresa. Spero che possiamo tornare ad essere quella locomotiva della regione Marche, che poi sarà anche la locomotiva dell'Italia, perché noi abbiamo imprenditori in grado di fare questo. Ovviamente ci giochiamo una carta irripetibile, perché questi fondi sono molti e verranno dati una sola volta. Non possiamo sbagliare i progetti, non possiamo sbagliare tutte quelle condizioni che dobbiamo creare per le imprese. Poi dopo loro sicuramente, come hanno sempre fatto nella storia di questo territorio, ci renderanno assolutamente orgogliose di averle aiutate. Il Comune di Fano fa sapere che a partire da domani in via Cadore e in via Campania inizieranno i lavori di manutenzione stradale. Gli interventi prevederanno una nuova bitumatura e termineranno entro il prossimo 27 giugno. Nuova veste per il sottopasso del Lido di Fano con la firma degli studenti dell'Istituto d'Arte Apolloni. Filippo Pucci.
Dopo le tante segnalazioni, l'amministrazione comunale è intervenuta riqualificando il sottopasso del Lido di Fano. Colorato, luminoso e con un richiamo al mare. In attesa del progetto con RFI, che porterà l'allargamento del sottopasso di Viale Cairoli per ciclisti e pedoni nel marzo del 2024, sabato pomeriggio scorso, comune e studenti del liceo Apolloni di Fano hanno inaugurato la nuova veste del sottopasso, che nulla a che vedere con quello visto finora. Ad elencare gli interventi è l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Abbiamo fatto un intervento di riqualificazione nella sostituzione di una nuova pavimentazione con delle nuove illuminazioni, quindi abbiamo inserito dei faretti a LED lungo le pareti. Nelle pareti è stata appunto posizionata quest'opera straordinaria di oltre 40 metri messa a disposizione dalle scuole, che appunto non solo racconta il mare, ma racconta anche una poesia in dialetto fanese scritta da un nostro poeta locale che è Elvio Grilli. Ed inoltre abbiamo anche inserito all'interno delle scalinate quelli che sono gli stemmi della città, perché anche quello ci identifica ancora di più e ci fa riconoscere. Mi sento di ringraziare davvero di cuore tutti quelli che hanno collaborato al progetto, perché sono stati tanti gli attori, ed è questo il senso con cui vogliamo davvero attraversare il cambiamento sui più luoghi. Diverse le scene presenti nelle pareti che raccontano il mare in due momenti differenti della stagione. Da un lato il mare è stato interpretato come tempo estivo, quindi gioioso, colorato, il tempo dello svago, il tempo del gioco. E dall'altra parte un'interpretazione del mare, diciamo che mi verrebbe da dire il mare come luogo interiore, il mare come luogo, come interlocutore verso nei momenti di difficoltà, di tedio, di angoscia, quindi due tempi diversi del mare, ma anche due stagioni della vita. Prima della benedizione di Don Gianfranco Casagrande, gli studenti hanno preso parola, tra cui la giovane Matilde Parisi, che ha lanciato un appello al buonsenso. Il mio è un appello a tutti i nostri coetanei di non imbrattare o rovinare in alcun modo questo lavoro, perché noi ci siamo impegnati, ci abbiamo messo tanto tempo e sarebbe veramente uno spreco rovinarlo. Faccio questo appello perché è importante preservare i beni culturali e l'abbellimento della città. Adesso invece ci spostiamo da un'altra parte, nel centro storico di Barchi, perché guardate questo capolavoro che è stato realizzato dalla Compagnia delle Catenelle. È una decorazione della seicentesca Porta Nova. Siamo, ripeto, nel centro storico di Barchi, a Terre Roveresca, autrici dell'opera per la quale sono serviti 30 kg di filo di lana e tanta abilità all'uncinetto. Sono 15 donne, di cui la più piccola ha soli 13 anni, la più grande invece 98. Una passeggiata con figuranti e menù a tema è l'iniziativa dell'associazione Noi da Carignano, che ha organizzato un evento alla riscoperta della torre e del borgo immerso nelle colline di Fano. Si chiama Luce e colori di una torre ed è il primo evento organizzato da Noi da Carignano, l'associazione costituita ad inizio anno che con grinta di determinazione sta cercando di valorizzare l'unico borgo fanese. In pochi infatti conoscono questa zona, in particolare la sua storia, che grazie all'iniziativa del prossimo 3 luglio verrà riscoperta e raccontata ai partecipanti. L'appuntamento è per le ore 19 nella piazza antistante la chiesa, il luogo di culto ristrutturato anche grazie alla parrocchia e ai contributi arrivati mediante la raccolta fondi organizzata dall'associazione. Sarà un evento unico, forse nuovo, e appunto vuole non essere una rievocazione storica, anche se il nostro progetto è un progetto prettamente culturale. Questa famosa famiglia dei da Carignano in qualche modo è importante per la città. Noi la racconteremo partendo dal castello, dove scenderanno Angiolello e la figlia Orianna in carne ed ossa, finalmente entreranno a vedere com'è Carignano nel 2021.
e strada facendo nel scendere abbiamo fissato delle tappe con dei cartelli museali che raccontano la storia e troveremo lì anche dei figuranti che rappresentano i personaggi più importanti della casata. E dalla vista mozzafiato della torre, oggi di proprietà di un privato che l'ha restaurata in accordo con la sovrintendenza, si scenderà quindi fino alla piazza per una cena in compagnia dei personaggi della famiglia da Carignano impersonificati dalla Pandolfaccia. Seguirà uno spettacolo del gruppo Impronti. Il costo dell'intera serata è di 28 euro. Il menù della cena a tema sarà in collaborazione delle aziende agricole locali, aziende locali, e sarà a posti limitati, 100 persone. È importante prenotare a questi numeri di telefono entro il 28 giugno, in quanto i posti sono limitati. Un connubio perfetto tra storia, paesaggi ed enogastronomia. Il progetto è sostenuto dal Comune di Fano mediante un contributo e il patrocinio, ma questa, assicurano gli organizzatori, sarà soltanto la prima di una serie di iniziative. Infatti l'8 agosto un campo di Carignano ospiterà un concerto del Fano Jazz nell'ambito del progetto Terre Sonore. Lo facciamo anche quest'anno, devo dire che anche partire in un momento così delicato, io spero che sia veramente di buon auspicio a tutte le associazioni che ci sono nella città, che possano rimettere in moto i quartieri, che così la città possa tornare viva come era prima della pandemia. Ovviamente in grande sicurezza, ma l'attività che stanno facendo in momento noi di Carignano, quindi questa nuova associazione, per noi è molto importante, quindi pieno sostegno. E adesso parliamo invece di passaggi, perché ieri al Pincio è stato presentato il libro delle coliche. C'era per noi Davide Cecchini che ha intervistato uno dei protagonisti. Siamo lieti di avere sul palco di Fuori Passaggi le coliche. Siamo in compagnia di Fabrizio Colica, benvenuto Fabrizio Fano, benvenuto ai microfoni di Fano TV. A brevissimo presenterai questo primo libro ufficiale delle coliche, perché in realtà è un duo, lo conosciamo bene, insomma puoi dire tutto quello che vuoi perché tuo fratello non è qua, è vero, quindi puoi essere libero e tranquillo. È un'occasione unica, è una cosa che ho fatto ampiamente nel libro, nel senso che ci siamo sparlati l'un l'altro a vicenda. Però ecco, qua son qua da solo, effettivamente avrei un'occasione più unica che rara, sia parlare male del proprio fratello. Nel libro non faccio solo questo, ma parliamo di varie tematiche della vita, così come facciamo sul web da 4 anni a questa parte, e lo facciamo in maniera molto più approfondita, molto più, diciamo, ci prendiamo molto più i nostri tempi per farlo, e lo abbiamo fatto in un intreccio narrativo, cioè raccontando ognuno la propria visione, spesso degli stessi eventi che abbiamo vissuto e spesso in maniera completamente diversa l'uno dall'altro. Ecco, come il mal di pancia, un titolo emblematico, quando da voi in realtà è vero che è colica, ma il mal di pancia viene solo per ridere con voi, bisogna dire così. Dai. Ah, speriamo, per me è l'obiettivo più bello del mondo, riuscire a far ridere qualcuno. Come il mal di pancia è purtroppo la frase che dobbiamo dire ogni volta dopo il nostro cognome, perché tutti di colica non ci credono, giustamente, e quindi dobbiamo dire come il mal di pancia, sì, esattamente, quindi abbiamo deciso di dare questo nome al libro. Grazie e quindi buona presentazione. Grazie a voi. Prego. Grazie. Di cosa? Per quello che fate. Vendere libri? Sì, ormai sono fissati tutti quanti questi libri elettrici. Elettronici, sì, è vero, c'è un po' una fissa generale. Ma vuoi mettere il piacere del cartaceo? Un'altra cosa. Ah, io adoro i libri. A chi lo dice? Il loro profumo. L'odore delle pagine, no? La loro consistenza. Carli con mano. Il loro sapore. Il loro sapore. Come il loro sapore? Ma che fa? Ma che fa? Lascia il libro! Morito! Ma il libro? Ma che schifo! Lascia! Mi è rimesso il pezzettino tra i denti. Buono però. E questa sera in piazza 20 settembre tocca a Sharon Stone. Tra poco alle 21 la star del cinema sarà collegata in video da Los Angeles per presentare il suo libro intitolato Il bello di vivere due volte. Nello stesso orario, nella zona del Pincio, sarà ospite della rassegna Fuori Passaggi Asia Argento, autrice di Anatomia di un cuore selvaggio. La quarta giornata del festival si chiuderà alle ore 22 con un appuntamento dedicato al carnevale. Sul palco della piazza centrale Enrico Tosi presenterà il carnevale di Fano.
Storia e cronaca, edito dall'ente carnevalesca. L'autore converserà con la presidente Maria Flora Giammarioli, il giornalista del Corriere Adriatico Massimo Fughetti e lo speaker dell'evento Francesco Boiani. Tra gli ospiti di domani invece Justin Matera, Marisa Laurito, Willy Peyote e Alessandro Baronciani. E adesso, come spesso accade in questi periodi dell'anno, ci apriamo l'album di Fano TV per festeggiare un 50° di matrimonio. In questo caso festeggiamo Ivan Fabbrucile e Milena Brunori, che ieri hanno festeggiato e ricordato 50 anni di matrimonio, nozze d'oro dunque per questa coppia che vediamo in queste due fotografie, di cui una è scattata proprio nel 1971. E allora ci fermiamo qua, adesso c'è la pubblicità, poi le previsioni del tempo e uno speciale che abbiamo realizzato in Piazza del Popolo a Pesaro qualche sera fa in occasione dell'incontro tra il sindaco di Pesaro e la cittadinanza, ovvero uno speciale dedicato ai 7 anni da sindaco di Matteo Ricci. L'informazione torna domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.